Dal Vangelo secondo Luca. In quel tempo Gesù diceva ai discepoli: un uomo ricco aveva un amministratore, e questi fu accusato dinanzi a lui di sperperare i suoi averi. Lo chiamò e gli disse: che cosa sento dire di te? Rendi conto della tua amministrazione, perché non potrai più amministrare. In continuità con il capitolo 15, il brano del Vangelo di questa settimana ci presenta alcune analogie. L'amministratore accusato di sperperare i beni del suo padrone rischia di perdere il suo posto di lavoro. È un po' come quel figlio minore che arbitrariamente decide di andarsene dalla sua casa e di sperperare i beni di suo padre. Ma anche l'amministratore rientra in se stesso e matura questa certezza: trovare una casa che possa accoglierlo. Una prima indicazione per noi importante: possiamo passare tutta la nostra vita insieme a tanta gente, con tante persone, senza però sentirci a casa, senza conoscere dei fratelli, continuando a sfruttare gli altri per poter arricchirci. Allora l'amministratore si rende conto che rubare non funziona, che non dà sicurezza e che non ti fa sentire soprattutto a casa. Rivela il suo bisogno: avere una casa dove star bene, dove sentirsi accolto, dove essere con i fratelli. È proprio questa furbizia che viene lodata da Gesù e non il suo rubare. Ciò che prima allora era fronte di discordia, questo uso sbagliato del denaro, questo rubare, questo chiedere di più di quanto avrebbe dovuto, ora lo utilizza come strada per poter creare dei legami nuovi. L'amministratore disse fra sé: che cosa farò ora che il mio padrone mi toglie l'amministrazione? Zappare non ne ho la forza, mendicare mi vergogno. So io che cosa farò perché, quando sarò stato allontanato dall'amministrazione, ci sia qualcuno che mi accolga in casa sua. Chiamò uno per uno i debitori del suo padrone e disse al primo: tu quanto devi al mio padrone? Quello rispose: 100 barili d'olio. Gli disse: prendi la tua ricevuta, siediti subito e scrivi 50. Poi disse a un altro: tu quanto devi? Rispose: 100 misure di grano. Gli disse: prendi la tua ricevuta e scrivi 80. Il padrone lodò quell'amministratore disonesto perché aveva agito con scaltrezza. I figli di questo mondo, infatti, verso i loro pari sono più scaltri dei figli della luce. Ebbene, io vi dico: fatevi degli amici con la ricchezza disonesta, perché quando questa verrà a mancare, essi vi accolgano nelle dimore eterne. Chi è fedele in cose di poco conto è fedele anche in cose importanti, e chi è disonesto in cose di poco conto è disonesto anche in cose importanti. La parabola dell'amministratore disonesto ci sorprende perché ci offre un giudizio completamente diverso da quella che è la nostra logica, da quello che è il nostro modo di pensare e anche il nostro modo di agire. Come in ogni parabola, c'è un effetto sorpresa che Gesù vuole ottenere, ed è quello di superare gli schemi abitudinari, i giudizi scontati, per scoprire un nuovo modo, un'ottica nuova e imprevista. C'è una situazione critica: a quest'uomo sarà tolto il suo compito, sarà tolto il suo lavoro. Vi è un dialogo interiore di questo amministratore e ogni possibilità davanti a lui sembra impossibile, ma trova un modo, una strada per non rimanere solo. Chiama i suoi debitori ed ecco allora che è la lucidità di questo amministratore nel prendere in mano la sua situazione critica e faticosa, la decisione e l'astuzia nel prepararsi per il suo domani. A Luca sta a cuore il problema della ricchezza e della gestione e dell'uso della ricchezza. La definisce anche ricchezza ingiusta e iniqua e ne vede la pericolosità per una vita cristiana. È interessante vedere come questo amministratore usa la sua colpa, usa il suo peccato come una chance, come una occasione
per rientrare in relazione con gli altri. Il peccato allora diventa per lui un invito a trattare gli altri in maniera diversa, a trattare gli altri in maniera più umana. L'amministratore allora fa l'unica cosa possibile, convoca i suoi debitori e riduce il debito. Utilizza allora la sua colpa in modo creativo. Ed ecco allora che Gesù parla in modo sobrio della colpa, che diventa un criterio anche per noi, imparare ad accoglierci in maniera più umana nel momento in cui ci riconosciamo colpevoli, nel momento in cui abbiamo scoperto l'esperienza del nostro peccato. Se dunque non siete stati fedeli nella ricchezza disonesta, chi vi affiderà quella vera? E se non siete stati fedeli nella ricchezza altrui, chi vi darà la vostra? Nessun servitore può servire a due padroni, perché o odierà uno e amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Dall'economia dell'accumulo all'economia del dono. Cosa fare allora dei nostri beni? La parola di Dio ci illumina, ci dice di non demonizzarli e di non assolutizzarli. La fede in Dio si gioca nella fedeltà alle cose, ai beni, alle ricchezze che Egli ci ha affidato. E allora la vera astuzia è di chi si accorge e comprende che tutto è dono di Dio e ciò che si possiede è un mezzo per entrare in relazione con il Padre e con i fratelli.